Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo incredibile video di me che gioco al VR. Incrociamo le dita ragazzi che tutto durante la registrazione vada bene, perché purtroppo ho avuto degli inspiegabili problemi tecnici prima di mettermi a registrare con il programma di registrazione della Vermedia, che non so cosa cazzaro l'avesse fatto, però vabbè. Anche perché non immaginate ragazzi il casino per collegare il dispositivo del VR alla Play e poi il dispositivo del VR alla Vermedia e poi la Vermedia alla televisione e poi il VR al suo dispositivo, insomma. C'è una giungla di fili qua sotto, ragazzi, che manco ve potete immaginare. Che dire, è la primissima volta appunto che faccio un video del genere. Mi è venuto insomma lo sghiribizzo questa mattina, ho detto ma sì dai, magari potrebbe essere una cosa simpatica da fare. Quest'oggi ragazzi giocheremo insieme a Rush of Blood. Sarebbe dire ragazzi questo gioco qua che è stato creato appunto apposta per il VR, ispirato ovviamente al mondo di Until Dawn. Una volta aperto il gioco ragazzi di sicuro noterete che io comunque l'ho già giocato, effettivamente potete vedere che ho vinto già tipo 8 trofei, quindi per conto mio ho fatto già qualche livello, ma mi sembrava comunque il gioco più adatto per fare insomma un video totalmente random, perché non è che c'è una storia da seguire, è semplicemente un gioco tipo ragazzi guidato, una montagna russa diciamo, che attraverso ovviamente scenari direi abbastanza spaventosi. Potrei usare il PlayStation Move, ma vi renderete conto ragazzi che dovendo stare seduta e tutto il resto sono praticamente obbligata ad usare il pad. Io spero che poi si veda tutto bene, anche perché dovrò giocare tipo così per far sì che la PlayStation camera rilevi i movimenti del pad, per cui non ci fate caso se sembra una insomma una scema, sapete che gioca tipo così. Per cui non perdiamo più tempo, è arrivato il momento ragazzi di indossare. È arrivato il momento di indossare il caro visore. Ok, chi c'è qua? A posto. Io indosso le cuffiette del visore, che mi auguro non mi diano fastidio durante il gameplay. Ecco, io ragazzi spero mi vediate bene, insomma che l'inquadratura sia abbastanza recente, anche perché non vedo più niente. I primi livelli che ho fatto sono risultati essere abbastanza spaventosi. Se qualcuno di voi si stesse chiedendo se effettivamente io soffro di motion sickness, quindi sarebbe a dire ragazzi il malessere che purtroppo la realtà virtuale può provocare, lo provo soltanto in giochi tipo Skyrim ragazzi. Infatti Skyrim non l'ho potuto assolutamente giocare, il gioco insomma in cui praticamente il personaggio cammina diciamo con le proprie gambe. Infatti giochi tipo questo, giochi tipo guidati così non mi provocano alcun disturbo, perlomeno mi sembrerebbe. Per cui ho provato ragazzi a giocare a Skyrim, è stata una cosa assolutamente orribile. Io adesso ragazzi non so come effettivamente voi vedrete la schermata, cioè di regola dovrebbe registrare su come muovo io la testa, vedete? Oddio, no, non lo voglio rifare. Ok, ci ho ripensato. Stupida, stupida. Oddio, no, ci ho ripensato, non lo voglio più. Non lo voglio più fare, a parte mi cascano le cuffie, uffa. No, raga, veramente, non lo voglio più fare, uffa, me l'ho scordata che... Oh! Porca vacca! Vabbè. Sì, ci ho ripensato, va bene, ci ho ripensato. Non la voglio! Vabbè, starò a toccarmi le cuffie tipo di continuo. Perché io ste cuffie fatte così, ragazzi, le odio. Perché mi cadono sempre, è vero, forse dovrei trovare. Perché ci sono pure altri gommini nella scatola del VR. Salve buon uomo! Ok, ma che bel cambio di costume. E chi c'è qua? È incredibile ragazzi, lo dico da sempre comunque. Il VR è incredibile. Ok, userò ovviamente il controller wireless. Eccoci qua. Stendi le braccia come indicato, poi premi... Oddio. Non lo vedrà mai il pad lì, vedete? Ah, ok, però sembra rilevare abbastanza bene il movimento.
Ok, tac, tac. Vabbè, pure se voi non vedete tanto il pad, l'importante è che comunque, come si dice, miri bene. Ovviamente io continuerò e quello che avevo giocato. Su, forza! Sappiamo entrambi che tutta questa agitazione è solamente dovuta al gas. Roba forte, ti mette in testa cose strane. Ma noi dobbiamo portarti da uno specialista. Ah, E sì. io conosco il posto giusto, è una clinica accogliente proprio in fondo al percorso, col personale migliore. No. Ha tutti gli specialisti che ti servono. Sono perfino specializzati in casi particolari, Ragazzi, ficco il pistone nel proprio naso. come il tuo. Allora che dici? Ti va di andare in cura? No. Non vorrai mica avere una ricaduta? Ma non voglio! Non mi va! Capito? Cioè, posso tranquillamente. Ok, si spara ragazzi con R2 L2, come cavolo si ricaricava? Non mi ricorderò mai nella vita. Ok, no! Oh, ok, no, non lo voglio più fare ragazzi, non lo voglio più. No, ragazzi, a me è piaciuto, è stato divertente fino a quanto è durato, ma... porca vacca pupazza, miseria! Oh! Ok, come potete vedere ci sono tipo dei bersagli, ragazzi, da colpire, solo che io non mi ricordo se si deve ricaricare in qualche modo, sinceramente questo non lo ricordo. Non mi piace tutto questo, non mi piace. Oh, che cavolo. Perché è cambiata la luce? Ma che ca... vedete? Ah, ok, si ricarica con L1, R1, perfetto. Che schifo, le teste così. Vabbè, che schifo, ma arrivano i pezzi addosso. Ma sto sparando pure gli uccelli, ma perché? Non... no, no. Non mi fate scherzi del cavolo, eh. Vabbè, che sto gioco è ovviamente pensato apposta per questo, non è che... Che bella questa ambientazione, ma perché? Ok, se mi venite addosso, se mi venite addosso vi devo sparare per forza però, eh. Io sono animalista convinta, ma non mi potete venire addosso così, accidenti. Oh! No, col cazzo, to, vaffan... Non fai ridere tu che fai lo spiritoso, fai i tuoi gestetti del cavolo. Ok, la musichetta non mi piace. Il doppiatore, ragazzi, di quel tipo che abbiamo incontrato all'inizio è lo stesso che ha doppiato Joker nella serie Arkham, se non erro, eh. La voce che è fighissima. Io sparo pure i piccioni a sto punto perché sono malefici, sono maligni. Sono maligni. Non ci voglio entrare là. No, vi prego. Oddio, perché si è fermato? Perché si è... No, perché si è spento? Perché si è spento? Mi è caduta la cuffia. Mi è caduta la cuffia. No, non sento niente. Che cavolo. Oh! Che c'è? Concia tua madre! La concia tua madre! Oh! E mori! Ma quanto cazzo! Ma che cazzo! Ma pensate che roba! Ma pensate che roba! Oh! E mori! Vaffanculo! Quanto cazzo te devo sparare? Madonna! Eh sì, mi lancio quelle mordo, dopo lui è grande lui, eh! Lui è un eroe proprio! Vabbè. Ok. No. Non mi piace più! Non mi piace più! Ok, non mi piace più tutto questo. Penso di averne avuto abbastanza già. Che dite, ragazzi? Eh? Ne ho avuto abbastanza? Io direi di sì. Che palle, maledizione a me quando decido di fare queste cose. Oh. Vabbè, basta! E basta. Oddio, che ho preso tipo dei potenziamenti. Che cavolo mi ha dato? Ah, un'altra pistola. Ok,
Ma vattene a morire ammazzato tu, perché mi devi ammazzare a me? Non ho capito, scusa. Io sono una povera vittima. E mi continuano a cadere le cuffie qua. Non stiamo proprio messi bene. Ok, sto prendendo delle armi totalmente a caso. C'ho un'arma in una mano e un'altra in un'altra. Vabbè. Niente scherzetti della minchia. Vabbè. Ma che cavolo. Niente scherzetti. La conce tu madre. Ho detto niente scherzetti della minchia. Vabbè, ho vinto un trofeo. Meraviglioso, fantastico, ma sto per morire. No. Vabbè, ma io non voglio rifare sempre tutto, Cioè, non sono d'accordo. Accidenti, cioè, quanto può essere difficile fa sto gioco. Che cavolo, solo io posso morire facendo questo gioco. Ok. Però fanno paura questi, Oh, che cavolo. Ma spara, la conce tua madre. Vabbè, di nuovo. Che palle grosse. Mori. Mori. Ma porca troia. Che era? Ancora? Minchia, fa ancora più schifo di come me lo ricordavo. Sì, ridi. Ridi. La mamma ha fatto i gnocchi, ridi. No, ve prego, basta. No, quanto durerà ancora sto salasso? Ovviamente, ragazzi, faremo solo questo livello. Anche perché mi sembra che sto registrando da tipo un quarto d'ora. Aia. Ma che cazzo? Aiuto. Che è? Ma che è? Ma che è che mi sta? Scherzetti del cazzo, Capito? Niente scherzetti del cazzo. Avanti così. Aiuto. Lo sapevo io che il figlio di una grandissima zozza usciva da lì. Me volete del tempo almeno de sparagli? Scusa, ce l'avevo attanto dalla faccia. Non dovevo ricaricare in quel momento. Vedi quanto sono imbecille. Così avete potuto appurare quanto giocherina sia imbecille. Stavolta mi fregate, Che dovrei sparare prima le bottiglie di regola. Perché vedete, così esplode. Ok. Per fortuna. Va bene. Oddio, no, qua chiudo gli occhi, ragazzi, perché la discesa mi fa un po' brutto. Io devo proprio essere sincera. Ok, no, non ho chiuso gli occhi. Oh, Gesù. Piano. Che schifo. Perché si sono spente le luci? Ma che cazzo. Ok. Ma mori, vaffanculo. Che cazzo. Che riprendi sto grandissima cippa. Si scende. Oh mio Dio. Ok, qualcosa qua deve esplodere. Ho pensato che è là sopra, Porca vacca! No, perché mi ha dato la pistola che non volevo? Che palle! Non volevo io sta cazzo di pistola! Oh! Riprendi, minchia, miseria! Vabbè! Non di tutto, ho fatto saltare la testa! Vedete perché io non volevo quel coso? Perché spara proprio di merda st'altra coda. Vabbè. Che cazzo? Ho preso niente. Non mi prendo niente. Che cazzo avevo? Basta! Minchia, tu con questi scherzi di merda! Perché non ha fatto saltare in aria quei cazzo di barili? Cioè, ragazzi, no. E basta. Uffa. Quanto cazzo la dura a sto livello? Non voglio più. Maledetti.
Ok, ho preso pure un altro trofeo. Non t'alzarda. Basta? Basta con sti giochini. Aiuto, aiuto ragazzi, aiutatemi, vi prego. Perché io già so cosa succederà. Dai. Vai via. Minchia. Che palle. Sto studiando tantissimo tutto questo. Non ne posso più. Vai via. C'è manco più musica qua. È finito? Eh? Oddio. Vabbè. Ma no, eh. No! Ancora uffa! Vaffanculo! Minchia! Ma non muore mai sta zoccola! No, vabbè, ma di nuovo, oddio, ma non muore, minchia, gli ho sparato 10 miliardi di volte. Che due palle grosse proprio, palle grosse, eh. Che palle grosse, lo so che adesso arrivi, mi spaventi, ok? Ok, ho cercato di prendere armi migliori, cioè di regola armi più forti, di regola. Anche perché non posso far niente se non farmi colpire da sta maledetta zoccola. Oh, scusate, ecco, ho colpito pure il microfono. E mori, la concia tua madre, ricarica, Dio santo. Ragazzi, vedete che non gli fa niente. Non gli fa niente. Ecco, si riavvicina, non mi ricolpisce sta maledetta zozza. Mori, la concia tua madre. E vattene. Ho colpito il microfono, fantastico. Uffa. Ma deve durare ancora tanto sto salasso? Eh? Vabbè, sì. Vabbè, sì. Ok, incubo. Oh, ragazzi, io questa non la sopporto più, ve lo dico. Non la posso sopportare più, non ce la faccio più a vederla questa qua. Non ce la faccio più. Ma che cazzo è? Wonder Woman. Ah! 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 Che schifo. Ah! Oddio ragazzi, non è... Oddio. Oddio no. Oddio, no, basta scherzi. Oddio, no, non ce la posso fare ancora. Non ce la posso fare. Vi prego. Ah! Oh, 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 va velocissimo. Oh, piano. Oddio. Oh, che cazzo spingi indietro? Dai, no, ma pure questo è Superman. Perché non mori? Ma non so quanto mi ha rispinto indietro sto pezzo di merda. Stavo andando verso la fine del livello, è vero? Eh? Suppongo che l'obiettivo sia di tenerlo lontano principalmente. Suppongo. Aia, perché ha colpito pure me? Oh! Perché?
Ma dai. Però ragazzi, queste cose sono fatte troppo bene. Nel senso che cazzarola, le vedi a grandezza naturale. Questa è la cosa più spaventosa, capite? Che la cosa più spaventosa è questa, che li vedi a grandezza naturale. È per questo che coinvolge tanto, capite? Perché ovvio, vedi cose spaventose come se le vedessi tipo nella vita reale, capite? Ecco, ma forse devo... Ah, c'è il pezzo di merda là sopra che mi lancia le bottiglie infuocate, le molotov, il pezzo di cacca, sterco, puzzolente, putrido che non è altro. È da riconoscere che fai paura, fai schifissimo e fai paura. Sarò pronta per quando i pezzi di merda mi lanceranno le molotov. Però devo stare attenta a quando arriva il momento. Intanto... come si dice? Mi è caduta di nuovo. Ah, eccoli là, vedete? Mi è caduta la cuffia destra. Ovviamente. E vabbè. Okay. Vedete i pezzi di merda? Meno male me ne sono accorta, perché sennò morivo di nuovo come una scema. Ok, ok. Ma quanto cazzarola ancora deve durare sta cosa? Oh! Non ne posso più! Non ne posso più! Oh. Non ce la faccio più, ragazzi. No, no, ve lo giuro. Non ce la faccio più. Oh, quanto te devi avvicinare ancora la concia tua madre. Oddio, ragazzi, è vicinissimo. Oh, ma quanto dura ancora? Oddio, non ce la posso fare. Non ce la posso più fare. Morto? Ce l'ho fatta? Ce l'ho fatta! Incredibile! Aspetta, il livello è finito. Oh, ok. Vedo che hai avuto degli alti e bassi stavolta. Senza infamia e senza lode, direi. Senza infamia e senza lode. Oh, perché non lo fai tu al posto mio? Vediamo se riesci a fare meglio. Oh, ho vinto anche un altro trofeo. Incredibile. Ho trovato soltanto 4 oggetti su 20. C'era addirittura un segreto, ragazzi, che ovviamente io non ho trovato. Ecco fatto. Allora, è arrivato il momento di toglierci questo. Ammazza che capelli. Continuo a dire che il... ecco, mi sa che è il caso di rispostare il microfono adesso che posso tenerlo più diretto. Ogni volta, ragazzi, che gioco al VR, cosa che purtroppo non è molto frequente, anche perché, ragazzi, ha fatto caldo, quindi stavo aspettando un po' più l'inverno per poter indossare tutto questo ambaradan, ma ogni volta che comunque mi capita di giocarci rimango sempre comunque affascinata dalle capacità di questo dispositivo, che secondo me sono veramente incredibili. Io ringrazio ancora una volta Rodrigo, perché questo è stato il suo regalo di compleanno per me, quindi un regalo pazzesco, lo avevo unboxato insieme a voi. Io spero vivamente che questo video, questo genere di video, ragazzi, vi sia piaciuto, vi piaccia. Ovviamente, se avete apprezzato tutto questo, lasciate un bel pollice in su, e magari per avere un prossimo episodio vediamo se riusciamo a raggiungere almeno gli 80 like. Se dovessimo raggiungerli, ragazzi, vedremo se sabato prossimo, ragazzi, vi porterò insieme a me in un altro di questi livelli di Rush of Blood, anche se effettivamente non so quanti livelli ancora mancano prima di insomma giocarli tutti. In ogni caso, ragazzi, io avevo comprato anche The Impatient, sempre collegata alla storia di Until Dawn, ma era un prequel creato appunto soltanto solo per VR, solo che farci una serie non so, perché dovrei vedere, ragazzi, se il gioco è tipo Skyrim, nel senso che si cammina, perché se è in quel modo per me è assolutamente impossibile giocarlo. È una questione di abitudine, penso principalmente, ma vi dico che veramente se no sto male, per cui devo un attimo informarmi su quel gioco là. In caso non dovesse essere in quel modo ma dovesse essere giocabile da me, penso proprio che magari in qualche video potrebbe scapparci, per cui vedremo. Intanto comunque, se doveste volere altri video sul VR, ovviamente continueremo questi livelli qua fino a quando finiranno. Se no, in ogni caso, magari troverò qualche altro gioco in questo stile da potervi portare sul canale, ragazzi, per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!
Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!